Per adesso il dato sulle regionali, che è relativo a circa un 10%, sembra confermare la tendenza del dato sulle europee per quanto riguarda la nostra regione. È chiaro che noi ci aspettavamo di più. Sono stati fatti degli errori, avete già avuto modo di analizzare anche magari dopo una notte di riflessione. Beh, in questo momento si devono aspettare i risultati e poi a mente fredda si analizzano chiaramente. E noi vogliamo parlare soprattutto alle persone che non sono andate a votare, probabilmente dobbiamo avvicinare maggiormente loro, comunicare meglio con loro. Due i dati che sorprendono un pochettino le periferie qua a Torino, mentre anche i comuni della Val di Susa, quelli più interessati dalla questione TAV, sembrano comunque aver dato una forte preferenza alla Lega. Queste elezioni in generale c'è stato un exploit della Lega anche a livello nazionale, quindi è il riflesso si ha anche sul territorio. Sul TAV c'è un dossier nelle mani del Premier Conte, quindi c'è una decisione politica che verrà presa a livello nazionale e del resto c'è già un'analisi benefici piuttosto chiara che ha detto che l'opera non serve. Ma ripeto, bisognerà analizzare bene i dati e ripeto, soprattutto riflettere sul fatto che molte persone non sono andate a votare, molte persone si sono astenute, quindi dobbiamo ripartire da quello e vedere come parlare meglio alle persone che non sono andate a votare e capire perché non sono andate. La forchetta dell'exit poll era dal 12 al 16 e vedremo con risultato definitivo se siamo aderenti al risultato che c'è stato sulle europee che è del 13-26% oppure se il risultato è diverso. È chiaro che a livello anche per quanto riguarda le regionali noi ci aspettavamo di più. Probabilmente c'è ancora un malessere che poi sfocia da una parte nell'astensionismo, dall'altra magari in un voto di protesta che è stato magari più catalizzato dalla Lega, perché è chiaro che il voto di protesta di solito non va nei confronti di chi governa e il Movimento 5 Stelle sta amministrando Torino.